Ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Davide e oggi volevo fare un vlog molto molto veloce sull'andamento del mercato delle criptovalute. Perché allora, prima di tutto, una cosa importantissima che mi ha fatto notare uno di voi, un iscritto. Devo dire ogni video, e quindi incomincerò dal prossimo video a mettere quelli montati, perché questo non sarà montato, lo caricherò già come lo state vedendo. Ma dal prossimo video incomincerò a inserire il disclaimer per quanto riguarda il fatto che tutto ciò che dico all'interno dei video non sono consigli finanziari, soltanto opinioni personali che metto, diciamo, nero su bianco in video. E comunque avevo ragione per quanto mi riguarda, perché adesso sta già risalendo tutto il mercato delle criptovalute, ma non è che sono io il genio, è proprio una cosa del mercato che sapevamo che sarebbe salito da qui a poco. Sto provando queste Mi AirDot, sono buonissime secondo me, perché hanno una sonorità ottima. Per quanto riguarda sia l'isolamento audio che per quanto riguarda proprio l'acustica, dei bassi molto molto potenti. E una cosa interessante è che logicamente si può parlare con queste AirDot, ma si sente bene. A quanto mi dicono si sente bene, invece in alcune recensioni dicevano che faceva cagare, non so perché, probabilmente era lo smartphone che utilizzavano che non funzionava bene il Bluetooth, mentre sul mio Samsung S7 va da Dio, insomma. E quindi questo è quanto. Dicevo, il mercato delle criptovalute sta andando un po' in maniera rimbalzante, ecco. E l'unica cosa da potersi aspettare, logicamente, è ancora un pump. Ma andando a guardare il grafico, c'è un grafico che purtroppo ancora non vi ho portato sui video, ma lo farò molto presto perché ho già scritto il video. Un grafico che dimostra tramite una proiezione lineare del mercato delle criptovalute, più precisamente per quanto riguarda Bitcoin, che dimostra che la discesa del prezzo della criptovaluta momentanea è in linea con le diciamo, aspettative che c'erano all'interno del mercato delle criptovalute. E potremmo avere questo andamento del prezzo ancora così ballerino, ma all'interno di una fascia che va dagli 11 ai 7.000 euro, che potrebbe protrarsi per ancora, scusate, 3-4 mesi, quindi fino all'halving, e probabilmente anche qualcosina dopo l'halving, logicamente con quel pump che avevo detto, che sicuramente ci sarà un pump che andrà oltre probabilmente i 13-14 mila. E poi sono sicuro che rientrerà nei ranghi per fare, diciamo, per rispondere alla fine del mercato momentaneo. Io mi aspettavo, ma non ho ancora perso le speranze, che il mercato salisse in maniera importante, quindi sul 30-40% rispetto al prezzo momentaneo. Verso fine anno, ancora non ha mostrato segni di risalita il mercato, quindi probabilmente rimarrà in questa maniera ancora per un po', però ci sono ancora buone possibilità che il mercato comunque risalga, anche se non è un dato di fatto, anche perché è basato su delle possibilità di proiezioni basate sul passato. Ma sapete benissimo che Bitcoin e criptovalute hanno un passato così breve che dire di aver fatto dei test è veramente una stupidaggine. Questo è comunque un dato certo, ossia che il mercato continua a salire a livello di prezzo e a livello di proiezione su larga scala, quindi parliamo di andamenti di mercato di almeno barre con un giorno o addirittura una settimana, quindi con time frame o giornaliero o settimanale. Il mercato si vede comunque che continua a salire. È logico che abbia i suoi alti e i suoi bassi, che rispetto a altri mercati classici sono degli alti e bassi molto molto più importanti, ma che per quanto riguarda Bitcoin, già ve lo feci in questo esempio, se un mercato ha un massimo di salita di 5-6 e un minimo di discesa sempre di 5-6-7,
Per quanto riguarda Bitcoin, ha un massimo di salita, per dire, dell'80% e un minimo di discesa, diciamo, del 40-50%, quasi il 10% rispetto ai restanti mercati, ma visto su un grafico con time frame un po' più ampio, quindi, come vi ho detto prima, a un giorno o addirittura settimanale, c'è la possibilità di ritrovarcisi in maniera importante. Infatti sul mercato delle criptovalute, se si vuole fare del trading, anzi utilizzare tecniche e comunque un approccio al trading classico sempre su questo mercato, è possibile farlo, ma bisogna farlo su tempi di risposta molto molto più ampi, che praticamente sarebbero gli stessi tempi di risposta che si hanno anche sui mercati classici. Momentaneamente io non ho possibilità di investire cifre importanti per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, anche se mi piacerebbe tantissimo farlo in questo momento, soprattutto come vi ho detto su Ripple, ma non ho possibilità perché sto lavorando su altri progetti che porterò alla luce un po' più in là, che non fanno parte del mondo YouTube, ma fanno parte del mondo dell'imprenditoria digitale. Appena arriverò al momento, insomma, nel momento in cui avrò la possibilità di mostrarvi i risultati, perché adesso sono soltanto work in progress, ci vorrà credo almeno un altro mese e mezzo per arrivare a pieno regime. Io quindi credo che all'inizio del 2020 ci sarà il boom per quanto riguarda questi progetti imprenditoriali. E ve li mostrerò, vi dirò come ho fatto, cosa ho fatto e probabilmente farò qualcosa che può interessare a tanti di voi. Ora vediamo se ho la possibilità di poter fare una cosa del genere, però sapete benissimo che sono uno che ha sempre studiato, che studia soprattutto marketing digitale da tantissimo tempo, tra cui Facebook Ads, Bing Ads, Google Ads, insomma tantissima roba. E anche ho imparato a utilizzare WordPress da, vabbè, ormai sono 5 anni probabilmente che utilizzo WordPress, e poi ho imparato nell'ultimo periodo anche a utilizzare Shopify e tantissime altre cose, come utilizzare le ads per andare a potenziare determinati account, determinate robe. Insomma, poi vi farò vedere, vi mostrerò il mio progetto imprenditoriale che dovrebbe entrare a regime che interessa a me. Poi vedremo se sarà un regime che possa interessare anche a qualcun altro di voi, poi vi spiego come. Insomma, dovrebbe entrare a regime all'inizio dell'anno prossimo, ossia il momento più propizio per quanto mi riguarda, anche perché vabbè, informazione personale, all'inizio del prossimo anno la mia ragazza dovrà logicamente stare col bimbo fino a quando non lo prendono in asilo, e quindi ci vorranno un po' più di soldini. Bene ragazzi, allora per questo veloce vlog, che anche comunque ha durato 8 minuti, è finito. Grazie per averlo ascoltato, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che andrò a caricare su questo canale, e di andare a visitare il mio account Instagram, Davide Vasco 85. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti!